Allora, la lezione di stasera è sulla sceneggiatura cinematografica, che è un tema che appunto trattato da Enzo Grano non è un tema trattato dal così, in maniera astratta, ma da uno che tra i mille volti dello spettacolo ha saputo indossare anche il volto dello sceneggiatore in molteplici occasioni. Quindi, diciamo, non è il teorico, non è il professorino, ma è l'addetto ai lavori che questa sera parla di questo tema. E quindi forse la migliore presentazione non potrebbe esserci per chi appunto non fa sfoggio di teorie intellettuali, ma invece è profondamente attaccato al mestiere, al rude artigianato. No, ma è lo sceneggiatore naturalmente deve essere un artigiano, più che naturalmente un teorico del filmico. Il discorso è che il cinema va visto diversamente, va visto nella contemporaneità. Quindi lo sceneggiatore che fa? È uno che si guarda attorno e scrive un testo. Come? C'è modo e modo di scrivere una sceneggiatura, ma le parti principali sono quelle che qui ho contemplato tratto da un mio libro e che sono naturalmente il soggetto, la scaletta, il trattamento e la sceneggiatura propriamente detta. Cioè, noi si parte sempre dal soggetto, che il soggetto può essere qualsiasi tipo di racconto, per un motivo molto semplice, perché ci sono filoni. Ecco, l'altra sera per esempio ha vinto un film con 13 aggiudicazioni all'Oscar, di cui 4, ed è un film naturalmente diverso, che francamente a scommetterci nella sceneggiatura iniziale forse nessuno ci avrebbe scommesso più di tanto. Labirinto del fauno. Stavo parlando della forma dell'acqua. Allora, sì, giusto, quello è il precedente film. La forma dell'acqua di Del Toro. Sì. E soprattutto ha vinto perché ha scritto un film diverso. Lui è lo sceneggiatore ed è accompagnato da altre persone. Ecco, la sceneggiatura parte dal soggetto. E quello che deve essere propositivo inizialmente è proprio il soggetto. Cioè, che cosa significa questo? Significa che uno deve vedere un'idea piuttosto originale. Se non è originale dovrebbe essere tratto da libri, come è successo per Guadagnini, riferendomi sempre alla cronaca più recente, perché lo sceneggiatore di 90 anni ha vinto l'Oscar per una sceneggiatura non originale. Cosa significa? Tratta da un libro. I racconti invece che si fanno attraversando una scaletta, e subito dopo il soggetto, perché nel momento in cui incontro un soggetto dove naturalmente c'è di tutto. Ecco, oggi è una bella giornata, sono andato al monastero e ho incontrato una monaca che, ecco, il che comincia a essere soggetto. Che cosa fa questa monaca? Sto inventando naturalmente, che cosa fa? Oppure che cosa non fa? Io prima di entrare qua parlavo addirittura di baccalà. Io potrei scrivere una sceneggiatura sul baccalà per un motivo molto semplice, perché racconterei dell'oceano, racconterei soprattutto come tratta il pesce dall'oceano, ma soprattutto poi mi troverei su una taverna dove naturalmente io stesso mangerei il baccalà. È già un soggettino, non un soggetto, perché è un piccolo soggetto che è improvvisato. Il soggetto va completamente, e deve essere uno, perché quando il soggetto ha più mano, Si perde la vista del film prossimo Venturo. Il soggetto deve essere studiato. Perché? Perché anticipa il film. Io in 25 righe, perché non più di tanto di 25 righe deve essere il soggetto, cioè un foglio dove una volta si battevano a macchina con la 22, sì. Beata la 22. Dove tanto ci deve essere tutto, cioè l'argomento. Che cosa significa? Chi sono? Che cosa voglio dire? Dove vado? Parlavo prima di baccalà, dove vado? Vado realmente a Cascais a mangiare il baccalà? Oppure me ne vado a Somma Vesuviana, dove c'è la migliore trattoria del baccalà? E allora sono in un bivio. No, vado a Somma. Perché vado a Somma? Per un motivo molto semplice, perché posso raccontare anche la storia del Vesuvio di Somma. Quindi rapportarmi addirittura con qualche immagine, poi varie, al 79 dopo Cristo, dove la lava, ha coperto per fortuna Pompei, Stabia ed Ercolano.
che grazie a quel diluvio di lava e compagnia bella, oggi Pompei è, ed è una realtà. Allora ecco, nella trama io trovo una serie infinita di argomenti sempre compenetrati in queste 25 pagine, 25 righe, che saranno attraversate poi da due o tre sceneggiature. Perché due o tre sceneggiature? Perché cominciano lui stesso, cioè il soggettista, può addirittura fare anche la scaletta, cioè dividere queste 25 righe scritte sulla pagina in didascalie. Le didascalie, il trattamento immediatamente dopo alla scaletta, si chiama proprio trattamento, non a caso del trattamento, perché le didascalie vengono incarnate, si mette carne sull'osso, mentre ti mangi il pollo la carne la togli dall'osso, nel trattamento è esattamente il contrario, io ci metto la carne all'osso, cioè alla didascalia. Ogni didascalia, ecco, diciamo, il lampadario, nel momento che adesso ci sovrasta, è di Murano. Questa è una didascalia. Che cos'è Murano? Dov'è Murano? Che cosa si è rappresentato nella storia? Automaticamente, se io voglio dare impressione al lampadario, io continuo a raccontare anche Murano. Se invece non mi interessa nell'economia della storia, ripiglio il lampadario con argomenti vari, anche per distrarre, perché la cosa più necessaria che colui che fruisce del film deve interessarsi da subito. Cioè, mentre una volta c'erano i famosi 5 minuti dove naturalmente succedeva niente, riempitivi ed erano difficili, oggi il film inizia addirittura nei titoli di testa. Nei titoli di testa voi vedete naturalmente un racconto scritto già. E non a caso che i film italiani, secondo me, sono in questo momento i migliori, perché le sceneggiature sono allegre, moderne, avanzate, e faccio l'esempio di questi giorni, Tutti bene in famiglia. È un film corale dove c'è di tutto e dove non c'è niente, in un certo senso, perché le battute si diparano attraverso i personaggi. Quindi il personaggio che racconta naturalmente una storia. È ovvio che è un film che naturalmente potrebbe rifarsi anche a feste d'agosto, vacanze d'agosto, ferie d'agosto di Verzì. Sì. Ecco. Però il discorso è questo, cioè noi passiamo dal soggetto, la scaletta, al trattamento. Il trattamento in carne, cioè ho detto prima, io metto carne sull'osso, cioè tutte le didascalie che mi vengono dal trattamento vengono messe in evidenza. Perché? Perché siamo alla quarta fase, che è quella propriamente detta, cioè la sceneggiatura. Cioè nel momento in cui noi abbiamo fatto questi tre momenti, abbiamo passato questi tre soggetti, cosa dicevo prima, fino al trattamento, la scaletta fino al trattamento, noi abbiamo passato tre fasi che possono essere anche lette diversamente attraverso due o tre personaggi che noi, continuo a dire, il soggetto deve essere, è meglio se uno, salvo che non è tratto poi da un, come si chiama, da un libro dove naturalmente è diversamente riproposto. Ecco, dopo questi tre momenti oppure tre giorni, bisogna scrivere la sceneggiatura, e qui arrivano i guai. Per un motivo molto semplice, perché andando la sceneggiatura è composita, è letta. Oggi come oggi si fa meno tecnicismo, una volta si mettevano anche la posizione della camera, cioè la ripresa, l'angolo di ripresa, oggi invece francamente si può superare questa cosa, perché sta cosa, dicono, dal punto di vista tecnico, sa avere la regista, come dite in napoletano. Sai, questo, se vedo un regista, si demanda al regista dovendo mettere più o meno la sceneggiatura è quella che è, cioè, incominci dal dialogo alla parte tecnica, cioè che perché è tutto, è il film stesso che sta nascendo, o è nata addirittura, perché anche la sceneggiatura, anche nel momento in cui tu riprendi, ci sono dei tagli enormi dopo, nell'economia del film, per un motivo molto semplice: se una scena già girata a me non convince, poi
in una specie di montaggio ideale, è ovvio che l'andamento va tolto, oppure va rivista, oppure il finale va messo diversamente. Noi parlavamo prima del film Tutti bene in famiglia, il finale poteva essere... Siccome la camera indugia sul pianoforte della villa dove sono ospitate queste persone, poteva benissimo, io personalmente avrei fatto in modo che il coperchio del pianoforte cadesse sui tasti, perché nel film non c'è. Perché dico questo? Perché Iadevenne, il film è finito, plumf. Cioè con un plafon andamento. È ovvio che l'andamento, questa è una mia osservazione molto ma molto modesta, però l'andamento è un modo d'alto di vedere anche la sceneggiatura. Domanda? Un'altra domanda a proposito della, diciamo, della sceneggiatura nella storia. Per esempio, il cinema hollywoodiano ha sempre vantato sceneggiature, chiamiamole così, di ferro, sì, rispetto alle quali addirittura e tra l'altro grandi sceneggiatori, basti pensare che negli anni 30 Billy Wilder era cominciato come sceneggiatore prima ancora che come regista, basti pensare alla coppia Ben Echt, Charles McCarthy, insomma, quindi scrittori a tutto. E il ruolo del regista tutto sommato doveva essere quello di esecutore dei piani. Così. Era infatti un altro momento, anche nel modestissimo cinema napoletano, dopo gli anni 30, dopo il sonoro, sì, fino a un altro momento negli anni 40, 45, 50, sì, 60, con i Musicarelli, il regista infatti per lo più veniva chiamato ingegnere senza esserlo. Faccio un esempio, un altro momento Fizzarotti, il padre, sì, di Fizzarotti, tutti quanti lo chiamavano ingegnere, ma era soltanto un tecnico intelligente, propositivo, di una sceneggiatura che non c'era. Mentre in America, ecco, bravo, andando la sceneggiatura era completamente fissata, non ci si poteva muovere attraverso, perché il regista era un esecutore di tutto ciò che avevano inventato, avevano scoperto con fantasia, con grande disponibilità d'animo, perché lo sceneggiatore, se non ha una disponibilità, non può scrivere una battuta ad una donna, o viceversa, una donna non può scrivere una battuta, che significa che tu la vivi, cioè molti nelle sceneggiature, se te le metti in bocca, le registri. Cioè la battuta, prima facevo quell'esempio sull'ultimo film che è ancora in circolazione, sul pianoforte che avrei fatto cadere sul tasto per dire non è finita, è un po' come calare il sipario. Sì. Non c'è stata, sono io che non ho capito niente. Però il problema qual è? È che tra l'America e l'Italia, oppure l'Europa completamente, perché l'Italia, poi ricordiamoci una cosa, perché l'Italia è una delle nazioni che andando vanta no, i 9 premi Oscar, è la nazione che ha vinto di più. Noi non è che ci dobbiamo nascondere dietro il dito, noi siamo realmente forse i più bravi, perché non abbiamo fatto il cinema senza avere niente. Cioè pensiamo ai film, i film che ha fatto De Sica. 4 Oscar, uno è essenziale, oggi come oggi andrebbe riproposto, I giardini di Finzecontini, attraverso il libro di Bassani. Tutti dovremmo leggere il libro di Bassani per un motivo molto semplice. Ma quanti sforzi ci sono stati in quella sceneggiatura attraverso il libro? Perché non è facile il trasporto dalla pagina letteraria alla pagina filmica, è difficilissimo, ci vuole un'anima sensibile. Allora, ecco, dicevo, la sceneggiatura nasce se i 3, i 2, i 4, a seconda di chi affronta il testo, il trattamento di qui sopra, è un poeta, in un certo senso, non coloro che scrivono poesie, perché quelli non sono poeti, che le fanno arricchire soltanto le piccole case editrici. Perché lo diceva Croce, non lo dico io. Croce dice, dopo 18 anni, se continui a scrivere poesie, o sei realmente un poeta o sei un cretino. Cioè, la poesia, la poetica è diversa. Cioè, nell'ambito di una sceneggiatura, ecco, i 3 o 4 che si ritrovano, provano a recitarla, anche se la battuta a volte diventa falsa perché non hai i tempi teatrali. Lo sceneggiatore per lo più a volte non ha i tempi teatrali. E allora, però continui a recitarla, magari davanti a un boccale di vino, magari attraverso uno spaghetto che si mangia insieme, magari attraverso qualche bestemmia che viene naturale, però si legge,
si legge una volta, due volte, tre volte e si mette in bocca. La sceneggiatura nasce e partorita nel momento in cui ci sono i tempi filmici, che non sono i tempi teatrali. Cioè, qual è la differenza? È sostanziale, mentre a teatro tu i tempi l'aspetti dall'altro che ti porge la battuta e la concludi e la chiudi, al cinema la inizi e la potresti anche chiudere. Cioè, che cosa significa? Che la dissolvenza ti può chiudere anche sulla tua stessa battuta, cioè non aspetti il complemento della battuta, questa la funzione. Allora la sceneggiatura, gli sceneggiatori, almeno quelli abili, quelli che hanno vinto tutto, Zavattini, quello era un poeta, quello scriveva poesia, non scriveva cinema, per un motivo molto, pensate a quel sole che buca il cielo e va a colpire quei poveri disperati lì che aspettano. Il finale di Miracolo a Milano. Cioè, quelli aspettavano Godot, Anattandan Godot e niente di fronte a Miracolo a Milano, perché il miracolo era quel, e pensate, e che cos'è un raggio di sole che attraversa le nubi e va a colpire quei poveretti? È tutto, è un film. È un film iniziato e finito. Cioè, quello poteva anche non esserci il film prima. È come Ladri di bicicletta. Cioè, io sto parlando del neorealismo perché noi abbiamo questo grande vantaggio di averlo fatto in casa. Cioè, quindi e lì la volta, la sceneggiatura non era contorta, la sceneggiatura era libera. Cioè arrivava, e lì il regista era il contrario di quel regista che tu paventavi in America. Il regista era regista drammaturgo, un po' che succede nel libro che ti ho dato prima. Come si chiama? Almeno lo ricordi, il teatro napoletano al tempo della contestazione. Ecco, nel 60 nacque, sentiamo nel giorno 20. Il giorno 20 è qui. Come si chiama? Il regista drammaturgo nasce, cioè nel momento in cui si sconvolge tutta la drammaturgia, nato momento che i Lazzi, i Frizzi, che non davano più niente, non davano più sensazioni, subentra non il vecchio regista esecutore di teme, di sceneggiatura, di trattamento, subentra il regista che diventa drammaturgo. Cioè la grande rivoluzione del teatro in quel momento è proprio questa. La stessa cosa a cinema, non a casa, nato momento, ecco, Martone racconta diversamente. Cioè nonno oggi sta facendo un film anche a Capri, quindi è nato mentre nonno. Non a caso legge anche il teatro diversamente, anche il sindaco di Rione Sanità, io là non, francamente ci metterei una pietra sopra, perché è un testo nato mentre che è in funzione della Camorra. Cioè è l'unico testo dove Edoardo non ha la battuta conclusiva, che significa che questa cosa significa anche... Sì. Allora, la sceneggiatura va vista naturalmente in questo metro, cioè sono 4, 3, 2 persone che si mettono insieme per scrivere, per dare corpo alla storia di cui abbiamo detto prima. Cioè la storia è una, si racconta. Io faccio esempi sempre facili, dicendo naturalmente andiamo a Somme e mangiamo il baccalà, perché? Questa poi è già una storia, ma non è una storia finita. Perché andiamo, cioè c'è l'idea del viaggio. La storia è finita invece, quando le 25 righe, io ritorno sempre sull'argomento, la storia deve essere fatta e completata, perché deve essere poi esaminata, svolta come un tema in classe, dal trattamento dove naturalmente si incominciano a segnare le didascalie che portano avanti. Ecco, di fronte a questi tre momenti, che potrebbero essere... in uno, anche recepiti in uno, cioè il soggetto e trattamento, possono essere benissimo recepiti in uno, per un motivo molto semplice, perché il soggettista si rifà naturalmente con lui, il soggettista c'è sempre poi nel corso della cosa, si rifà naturalmente a raccontare la storia attraverso altre due persone, come la... e non è che si discute, dice io ho scritto questo, voi che cosa ne pensate? Perché il primo problema di scrivere una sceneggiatura non è... poi ci mettiamo e scriviamo, no, per un motivo molto semplice. La vecchia scuola degli sceneggiatori italiani era diversamente concepita. Siccome naturalmente per lo più si scrivevano 70 scene, di cui ogni 10 scene c'era una scena madre dove naturalmente si poteva benissimo, naturalmente doveva succedere qualcosa, nelle 70 scene che dobbiamo andare a scrivere noi altri sceneggiatori, ci interroghiamo, ci proponiamo,
diciamo diversamente, ci incazziamo. Soprattutto però alla fine dobbiamo essere concordi a portare avanti il fine, il filo andamento, che non è quello di Arianna perché è brutto, però è il filo del discorso della sceneggiatura. Che io dicevo sempre, dico sempre pure, che anche i personaggi nella sceneggiatura non devono essere mai contemplativi ed introspettivi, non devono essere in lotta con forze esterne, evitare inutili particolari personali, deve essere prevista una scena madre e altrettante nel corpo della cosa, e devono essere ripartite ogni 20 nell'arco di 80 previste. Io ho detto 80, stavolta non 70 come prima, per un motivo molto semplice: oggi il film tende ad essere leggermente di 7-8 minuti in più lungo. Non è disdicevole qualche sequenza amorosa, amorevole, sessuale. Informazioni specifiche eventuali su malavita, tribunali, eccetera, eccetera, a seconda il film di che cosa racconta. Logico, se è una storia d'amore, noi andiamo a Nato a raccontare una storia diversa. Deve essere, non è che richiamiamo in vita Peinè per scrivere Nato delle cose, però comunque il film deve essere lirico. Però c'è questo, che questo lirismo deve essere spezzato, sottoposto ad una critica. Quale? Quella della battuta comica. Perché altrimenti il film diventa noioso. Cioè, raccontare una storia e raccontarla sempre sul filo dell'onda diventa noioso. Cioè, ecco, perché l'onda entra ed esce. È come la risacca sulla spiaggia. Allora io devo per forza motivarla. Questi, per esempio, per dirla in una grande sciocchezza, ma una grande verità, lo hanno capito coloro che scrivevano le sceneggiate. Cioè le sceneggiate, siccome erano tessute soprattutto su storie di malavita, di coltelli, di zumbate, di maledizione, la figura dei due comici era essenziale, ed è essenziale anche nel cinema stesso, cioè non perché devono esserci i comici, ma comunque deve essere alleggerito, anche nella una storia drammatica, deve essere alleggerito di qualche battuta che porta naturalmente un sorriso, non una risata. Basta un sorriso, perché automaticamente che fa? Lo spettatore si ritrova nella battuta successiva. Tant'è che la scuola francese, per esempio, non ha dissolvenza, ci sono i bui direttamente. Io passo da un argomento all'altro con il buio. Oggi succede in televisione. Se voi vedete qualsiasi tipo di sceneggiato televisivo, la dissolvenza e l'assolvenza è scomparsa completamente, perché c'è sempre il richiamo ad una sola scena. Diciamo Don Matteo con la cittadina là dove si gira, ma tutti hanno un po'. L'unico che se ne infisca perché è verboso, perché è essenziale, è Camilleri. Perché Camilleri arriva dalla regia teatrale, arriva dalla regia ed è corposo, per un motivo molto semplice. Allora racconta un'altra storia, è una doppia storia, una tripla storia, si incastrano, si intrecciano, si va. Questo al cinema però a volte è delittuoso, perché la gente si disperde. Quindi la storia dovrebbe andare a essere al fine, ecco perché abbiamo 8 milioni, 9 milioni, 10 milioni a volte di utenza televisiva attraverso un racconto che si ripara diversamente. Sceneggiatura, ritorniamo. La sceneggiatura nasce da un soggetto che si forma, che si dà corpo, quindi nasce dall'utero attraverso il trattamento. Il trattamento viene rivisto, viene incarnato, parlavo di utero non a caso, viene incarnato attraverso tutto ciò che può arricchirlo. Quindi la didascalia che diventa corpo, e nel corpo che ci sono le scene, ci sono le sequenze. Ogni didascalia è formata da 2, 3, 4 sequenze. Chiudo, grazie. Una domanda che attualmente lungo il discorso viene da fare. Ci sono sceneggiatori registi, sì. A parte i casi appunto estremi come quello di Chaplin o come quello di Kubrick, che, insomma quelli che
tengono in mano tutto il film, Wells per esempio, quindi l'autorialità diciamo si sposa col mestiere. Ci sono sceneggiatori che sono stati sceneggiatori a vita, senza mai passare alla regia. Io penso ai grandi nomi italiani, appunto, di Agge Scarpelli, oppure un altro grandissimo nome, quello di Suso Cecchi d'Amico. Cecchi d'Amico. Brava da morire, però. Brava da morire. Ma soprattutto brava a passare dai soliti ignoti al Gattopardo, cioè dalla commedia al grande dramma storico. Lo stesso per Agge Scarpelli. Passare attraverso il film di consumo, quello che poi all'epoca... Diciamo di consumo, diciamo, perché a volte di... dato, cioè, i film di Totò che sono passati come Totoate e oggi come oggi sono assolutamente, che sono diventati ricchissimi di informazioni. Cioè, ma soprattutto di costume. Di costume, cioè meglio di saggi sociologici che ci inquadrano e ci fanno capire un tempo... senza una riga di noia, no? E ce lo mostra. Ora, queste grandi personalità, tra l'altro capacissime di passare da un genere all'altro, e quindi un mestiere straordinario, una flessibilità, com'è che non sono mai passate alla regia? O nessuno li ha mai incoraggiati alla regia? Io passo a questo punto... voglio sfruttare l'esperienza professionale. Sì, ma ti ringrazio proprio della domanda, perché è una domanda naturalmente che pochi fanno, ed è perché naturalmente non si pongono nemmeno il problema. Cioè, perché uno sceneggiatore di caratura che passa dalla commedia... Ettore Scola è passato dalla sceneggiatura forte alla regia. Alla regia, ma non, perché? Perché la funzione del regista, naturalmente in un cinema... moderno, contemporaneo, è terribile, per un motivo, perché è un uomo di mestiere, però che assomma in sé una serie infinita di problematiche e di problemi. Cioè, è tutto demandato al regista la prosecuzione del film. Cioè, io ti garantisco che era anche nella mia modesta produzione, ho visto registi contestati, cioè mandati via, cioè si chiamano protestati proprio nel gergo cinematografico. C'è molta gente che non vuole questa responsabilità enorme di carico lavorativo che è nei poteri del regista. Il regista oggi come oggi non è un primus inter pares, è il primus. Cioè, mentre una volta c'era il primus inter pares, ecco, oggi è il primus, tutti coloro che dalla scenografia al suono, dal suono al tecnico, tutti vanno da. Il che significa che nel momento che tu in una giornata di una sequenza dura 15-20 minuti, 30, ma per disbrigare tutto ciò che c'è poi sul set, il regista se la deve sbrigare, perché tutti chiedono a lui, cioè non vogliono sbagliare, il che significa che hai una somma di responsabilità enorme che una signora come Susi Cecchi d'Amico, naturalmente facevamo questo esempio, difficile che possa essere. È ovvio che tutti tendono, cioè, poi c'è una sorta di egocentrismo, tutti tendono alla regia. Tu pensa oggi quanti registi improvvisati scrivono film a 70 scene. Che cosa significa questo? Lo vediamo, che poi a un altro momento gli incassi sono quelli che sono. Poi a volte si lamentano che non c'è una legge sul cinema. Non è vero, c'è fino anche qui in Campania, la regione Campania si è dotata di una legge sul cinema. C'è la Filmicom, molta adesso... con molti problemi avuti, perché ci sono molte persone che sono stati sospettati di... però c'è. Ma tutti i ragazzi che non hanno a volte un mestiere convinto, un mestiere, che non escono dai centri sperimentali, che non escono dalle scuole di cinema, perché ci sono buone scuole, non a Napoli, di cinema... tendono a un altro momento, con adesso, tu dici io faccio un film fino anche con l'iPhone. Ormai, certo. Il che significa un altro momento che tutti tendono ad essere primo, perché il concetto è un altro momento di essere colui. Sono tutti Aristotele senza aver scritto una riga di filosofia. Allora, coloro che sono bravi, ma lo sceneggiatore che è bravo, cioè guadagna quanto vuole,
Perché oggi come oggi scrivere una sceneggiatura non è facile, soprattutto in una serie. Tu pensa naturalmente che cosa, le 3.000 puntate di una sciocchezza, di Duello al Sole, come si chiama? Il posto al Sole. Posto, Duello al Sole è un grande film. Pensa alle 3.000, il che significa che nel corso degli anni anche gli sceneggiatori vengono superati per un motivo molto semplice, perché diventano sterili poi a un certo punto, non si possono inventare sempre storie su storie. Chi subentra porta un'idea, un bagaglio di idee diverso, che significa, il che abbiamo visto parlando di un serial in attuale, io parlo sempre dell'attualità perché la gente che ci segue si rifà subito alla cosa, pensate naturalmente a Don Matteo, al capitano maschio abbiamo messo la capitana femmina, sì. Perché? Per fare un piacere a coloro che premevano sulla le disparità di trattamento nella sceneggiatura, ma poi per di genere, poi perché naturalmente una donna può portare diverse una problematiche diverse, tant'è che mentre quello mi pare che quello naturalmente era diventato vedovo, questa invece il fidanzato tende a farsi prete, cioè il mio conterraneo Caccamo, lo sai che il mio conterraneo Caccamo è bravo. Allora, qual è il problema? Il problema è che nella sequenza, nella serie, gli sceneggiatori cambiano di volta in volta, ma ricordiamoci sempre che per essere un buon sceneggiatore, io dicevo prima, deve essere ricco dentro, cioè una poetica, cioè, altrimenti non, ma soprattutto bisogna avere un bagaglio che pochi hanno oggi perché leggono poco, di grande letteratura. Attenzione che la sceneggiatura non è che si improvvisa, mo scrive una sceneggiatura, a monte deve avere almeno un bagaglio, diciamo una sciocchezza, di 100 libri letti. Altrimenti la gente confonderà sempre il sostantivo con l'aggettivo e l'aggettivo col sostantivo. Cioè, quindi ecco, dicevo prima, la battuta te la devi mettere in bocca, cioè lo sceneggiatore bravo, gli sceneggiatori bravi più o meno, i film se lo recitano. Poi lo consegnano al regista, cioè al primus che non è inter pares, è primus. Ecco perché, rispondo alla tua domanda, molte ne fanno a meno, pigliano i soldi e se ne vanno a casa e continuano ad essere sceneggiatori. E continuano tra l'altro a tenere in piedi una professionalità che non si arroga mai il vizio del... o la superbia dell'autorialità. Non bisogna essere, ecco, l'autorialità, bisogna essere autori senza essere salire sullo scanno. Cioè lo sceneggiatore abolisce dove siamo noi, la cattedra. E poi ecco, sono in un certo senso è alla ricerca di un 68 che non c'è più. Lo scrittore di cinema, chiamiamolo così forse, sì. Lo scrittore di cinema è uno scrittore di varie umanità. Cioè io ho detto sempre, per trovare il personaggio è quello, la storia è quella, deve essere circondato da, e coloro che circondano sono tutti personaggi che devono arricchire, ma diversamente, e per arricchirle diversamente tu non devi essere, non devi inventare niente. Basta, ho detto alcune volte, basta salire su un tram, basta salire su un treno, basta camminare per strada. Una giornata di pioggia a Napoli tu incontri decine di cose che ti possono arricchire, una giornata di sole altrettanto, forse di più. Mi hai fatto venire in mente, credo che sia attribuita a Lina Wertmüller questa battuta, la crisi del cinema italiano è cominciata quando gli sceneggiatori e i registi non hanno più preso il tram. Sì, è credo che della Wertmüller, sì. Cioè, quando si sono staccati dal... Ma perché? Una volta, adesso con tutti i famosi taccuini di cinema, tutti giravano attraverso un tacco di... Oggi è difficile che trovi... A parte che non trovi nessuno che legge più il giornale, quindi il che significa? Perché vanno nelle didascalie dell'iPhone. Quella non è una notizia, è una didascalia, non è arricchita. Quella notizia dovrebbe essere arricchita. Il che significa che per i personaggi secondari, tu è inutile che ti lambicchi il cervello, basta andando a guardarsi attorno, perché il cinema è attorno. Direbbe Carmelo Bene, che io cito nel libro e anche negli inviti, bisogna uscire fuori, un po' quello che è successo, io racconto sempre la storia del,
di Napoli Milionaria, quando Edoardo torna e nessuno lo ascolta, perché non c'è. E quando lui si accorge che la figlia è quella, il figlio è quest'altro, la moglie è, e chiama Amalia, la protagonista, dice: ma c'era bisogno di tutto questo, quando noi uscimmo fuori e avevamo tutto cose. Ecco, il cinema è fuori, il teatro è fuori, anche se dentro, perché tu ti devi guardare attorno. A volte i francesi dicevano tranche de vie, Balzac dice la commedia umana, ecco la commedia umana. Prendiamo un autore che vuole accingersi al cinema, leggete Balzac. Già ci siamo. Vorrei chiudere però con un'indagine sull'esperienza personale, come sceneggiatore e diciamo, come uomo di cinema sul campo, ecco. Qual è l'esperienza più interessante oppure più curiosa? Quella che... La più curiosa sono andato senz'altro non il cinema toccato o il cinema che conta. L'esperienza migliore andato che mi ha arricchito, però mi ha anche a volte sono andato i musicarelli, cioè il cinema che nasce da una canzone e si estrinseca attraverso la storia. È ovvio che la storia è manichea, il bene trionfa sul male, no. Però è una storia di personaggi, anche perché è un cinema povero, cioè per scrivere un musicarello ci volevano non più di 4 settimane, 5, perché colui che fungeva o era il produttore o il produttore esecutivo ti diceva: sentite, questa cosa qua su cinema, diceva, ma su cinema dura 4 settimane, e fra 4 settimane mi dovete dare la copia lavoro è quello poi per... È ovvio che all'andamento che cosa succedeva? Succedeva di tutto, succedeva che anche Arturo, tu che sei al mio fianco, potevi fare parte del cast. Senti, mi serve la barba bianca, adesso entri lì e dici questa battuta, non dici niente, alzi le mani e stai... Che cosa significa? Era questa la commedia all'andamento dell'arte fatta cinema. Cioè la commedia dell'arte fatta cinema, c'era questo soggetto, trattamento, sceneggiatura, ma è una sceneggiatura pure all'incirca, attenzione, perché io continuo a dire che tutte le parti comiche che sono nei musicarelli, che sono necessarie, sono fatte da comici che arrivano dalla spettacolo, dalla sceneggiata propriamente detta. E ha voglia che tu scrivi la battuta al comico, il comico la battuta se la scrive, che significa che quelle sceneggiature mancano di battute, le battute che trovi dal punto di vista comico, ecco, sono del comico stesso, che non piglieranno una lira perché non hanno i diritti d'autore se piglia lo sceneggiatore, questa poi è la cosa più triste. Però che cosa è la ricchezza? Perché anche tu sceneggiatore con la puzza, ecco, parliamo, tu hai chiesto la domanda a me, io... avevo se no 23, 20, 24 anni, la prima sceneggiatura è Sgarro alla Camorra, in un film che andava ad Ostara, la Camorra di Squitieri, però era un film che doveva incassare più della stessa Camorra, perché Lombardo mi disse a un certo punto: voglio, ricordati che io devo fare i soldi per altri film. Cioè questo... E allora i produttori esecutivi si misero di buzzo buono e scoprirono Mario Mera l'attore. Perché? Perché in quel momento si chiamava folle oceaniche nei teatri e nei cinema. Certo. Che significa Mario Mera che è entrato nella parte, il che significa che cosa succedeva? Che anche la sceneggiatura, anche la battuta veniva a volte rivoluzionata, tant'è che in questi piccoli film di 4, 5, 6, 7 settimane, l'autore si chiamava lo sceneggiatore nel senso, era sempre vicino al regista di ripresa, perché quante volte la battuta veniva cambiata lì per lì, che dicevo, questo non mi piace, questo non rende, cambia la battuta, cambia l'aggettivo. Cioè tu dovevi essere lì, cioè la sceneggiatura a volte veniva costruita, allora è una grande scuola, per motivo molto... Sì, i film erano quello che erano, però incassavano, e quando incassavano, però era una scuola di sceneggiatura, che non era, è logico, non era la sceneggiatura del centro cinematografico andando di via lì di Cinecittà, era una sceneggiatura fatta all'incirca, cioè nata lì per lì e che comunque doveva convincere la gente. Avevamo soltanto, ecco, io avevo soltanto un indirizzo, l'indirizzo manicheo, cioè il bene alla fine,
Ma forse naturalmente facciamo del torto enorme, perché non è vero che il bene trionfa sul male, anzi il più delle volte è il male che trionfa sul bene. Però avevamo questo indirizzo dove naturalmente portare la gente, perché la gente, e non a caso poi in quel periodo naturalmente la RAI faceva domenica e sempre domenica, cioè venite, mangiate e andate in pace, non la messa è finita e andate in pace. I nostri film è andate in pace, tornate a casa e non litigate. Oggi invece è diverso, perché tu quando vedi un finale di Gomorra o un film diverso, concepito diversamente, ecco, anche il film che ha vinto l'Oscar l'altra sera, è un film naturalmente che da un punto di vista didattico non è che ti dà molto. È un film, è un grande film. Però noi avevamo il compito, ecco, l'esperienza personale, di mandare a casa la gente contenta. È ipocrisia questa, però era questa. È perfettamente comprensibile, ma anche, tra l'altro, questo mi ricorda un po' la cosiddetta cucina povera di cui è fatta la cucina mediterranea, no? Ingredienti limitati, però saperli combinare insieme in modo da... Si mangia, non a caso io mangio baccalà. Da ottenere l'effetto voluto e da raggiungere lo scopo. Tanto cinema minore, che poi tra l'altro... Io lo rivaluterei per un motivo molto semplice. Penso, dicevo prima, non a caso, in quel periodo c'era un solo partito in Italia, due partiti che si contendevano gli affari, cioè la DC e il PC. Cioè, è ovvio che l'80% che faceva cinema era del PC, però serviva alla DC. Pensa al controsenso. Andate in pace, il film è finito. Cioè noi raccontavamo una messa. Una storia che era messa. La nostra omelia era quella, andando un buono si spendeva a povera. E la mala femmina veniva mandata ai pentiti. Tant'è che c'è una bella canzone del 1916, naturalmente pentite di Bovio, che io addirittura farei nascere da lì la sceneggiata per non sorridendo il gentile. Però il controsenso, tu mi hai fatto una domanda personale, il controsenso era questo. Cioè noi autori giovani che eravamo... figli di, oggi a Napoli direste figli Endrocchi, però dovevamo portare l'acqua al mulino di, raccontavamo una messa, dicevo prima, la messa è finita, andate in pace, il cinema è finito, il tent nostro non era il tent americano, grande, enorme, ma il tent era il bacio finale o il viale lungo, dove andavano i due, la coppia si allontanava e usciva la parola fine, perché cosa significa? Si avviavano verso, ma verso dove? Cioè verso la miseria, però lì il film non lo raccontava perché lo spettatore in sala godeva di quella storia, si vedeva, si intravedeva, cioè il poveretto che portava il pane, il panettiere una volta si portava il pane, il panettiere che con la bicicletta portava il pane e che alla fine sposava la sartina di, o la sartina di, è ovvio che in tutta la platea c'era un modo come dire ci siamo anche noi possiamo identificazione. Però era una storia, naturalmente, che francamente, manichea, che francamente io continuo a dire fosse ipocrita da parte di noi altri autori, che poi naturalmente ipocriti non eravamo. Però naturalmente ci voglio, questo film sul cinema deve girarlo in 4 settimane, guai a sgarrare, pure 2 giorni, 3 giorni. Venivano contestate fino anche la regia. Cioè, non a casa, erano anche la Guertemulla. Allora, qual è il discorso? Il discorso è che entravamo nelle parti, o alle parti, dicendo una serie infinita di sciocchezze. Eravamo senza sapere, lo sapevamo, eravamo al servizio del padrone di governo. Ma nel resto, naturalmente, guarda, anche tu mi sei sempre... anche nel Rai era la stessa cosa. Se avessi detto naturalmente che Luisa Sanfelice aveva un amante Necker, mi avrebbero mandato al destino. E Luisa Sanfelice era una grande donna, noi siamo in una dove di fronte al quadro, perciò la sto guardando, di fronte al quadro, Luisa, permettimi di dire quello che penso una volta tanto. Allora, il discorso è proprio questo, che il cinema, anche il cinema povero, io il cinema povero adesso lo vedo dal punto di vista antropologico, cioè tutti i film che sono stati girati negli anni 50, 60, vanno percorsi diversamente, non leggete, non andate al cinema per vedere la storia è la stessa, è manichea, il bene che trionfa sul male, ma guardate quello che c'è attorno, guardatevi le piazze, le strade, soprattutto il cinema minore,
girato in una città come Napoli. Napoli è completata, nel giro di 40 anni, 50 anni, è stata disseppellita e seppellita diversamente. Cioè, che cosa non ha fatto adesso la metropolitana? Che cosa, cioè, pensate alla grande piazza che aveva fatto quel grande imbecille che si chiama Lauro. Insomma, però era bella da morire, era una delle belle piazze forse d'Europa. Oggi come oggi trovate invece, che cosa trovate? Non trovo niente, c'è soltanto la fontana del Settecento che va e viene e gira per Napoli. E allora, quando, ecco, io dico sempre anche ai ragazzi e compagnia belle che vogliono fare cinema e compagnia, sì, dovete andare a scuola, dovete fare il DAMS, dovete andare al centro sperimentale, dovete venire a farvi. Vedi, oggi i ragazzi non ci sono, dove sono? Allora, qual è il problema? Il problema è che il cinema continuano a farlo, malamente. Lo fanno coloro che sono incazzati veri, cioè coloro che fanno i corti. Ecco, proprio da stasera inizia andato un discorso sui corti a Napoli, in via Sedile di Porto. E allora, qual è? È che, volendo rifare o riscrivere, è un po' come la bibliografia quando scrivi un libro. Il cinema lo puoi fare, però attraverso una bibliografia tua. Vai a cinema. Vedi il cinema, cioè compra il cinema, altrimenti non diventerai, ecco, quel poeta che deve essere risceneggiatore, poeta sui ante litteram, oppure che è poi nel corpo del discorso, non lo sarai mai. Il che significa che tu scriverai anche una storia, ma è una storia lugubre, dove andando non c'è luce, non c'è il lampadario di Murano che ho sulla testa, non c'è luce, luxoria. Ecco, questo, noi siamo in un istituto dove si celebra sempre il Settecento, la luce, e non c'è più luce. Il cinema in questo momento, eccetto andando in 3 o 4 o 5 registi di provata, che sono sceneggiature, di provata fede, cioè leggono l'attualità attraverso, ma chi leggerà fra 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, quando la rivoluzione che è successa adesso il 4 marzo? Ma voi ci pensate che cosa non ha votato Napoli e che cosa ha votato Napoli? Cioè, che cosa significa? Che coloro che verranno dietro di me, dietro di te, dietro loro, com'è? Che cosa succede? Succede che dovrebbero interrogarsi che cosa è oggi la realtà. Allora, se si interrogano ecco cos'è la realtà, e la finiamo, possono scrivere un soggetto, possono scrivere un trattamento, possono interessarsi della sceneggiatura con altri attraverso un racconto che non deve essere per forza manicheo. È giusto che andamento a volte disseppellire i morti. E Thornton Wilder, non sono io. Grazie. Finiamo, grazie di nulla. Ci vediamo. Io sono contento soltanto di essere qui. Pensano che i ragazzi la prossima volta presenteremo un libro sul 68. Coloro che sono interessati pensano che devono venire perché capiranno che cosa è stata la storia del teatro e la storia del cinema in quegli anni. È la storia che oggi ha prodotto una serie infinita anche di sfasci, però ha prodotto molte elucubrazioni. È brutta la parola. Riflessione. Riflessione, più modestamente, manteniamoci su. Grazie, a ben rivederci.